Riuscite a seguirmi anche voi, per favore? Già è difficile. Il mio nome d'arte è facile da pronunciare. Mi chiamo Pucci, c'è scritto dappertutto, tranne adesso. È svenuto quello della grafica, dove è andato? Il mio nome d'arte è Pucci, Palermo, Udine, Como, Imola finale. Sia gentile. Questo qua dei Power Rangers, sia gentile. Come mi chiamo io? Cristiano mi ha detto. Come mi chiamo io? Cristiano mi ha detto lui. Dammi la forza per andare avanti. Come mi chiamo io? Quando lei avrà un suo spettacolo, farà quel cazzo che vuole. Se sei mio. Se faccio uno che batte le mani fuori tempo. Vede che c'ha Scagli, arriva dopo la battuta, no? Un altro che è 3 ore che vuole battere le mani, vede che nessuno lo caga, è partito. Allora, come mi chiamo io? Adesso scendo, Andrea, il nome d'arte, Cristiano, dai. Si può uscire dalla depressione, ci vuole un po'. Pucci, Palermo, Udine, Como, Imola finale. Il mio lavoro è stato più che altro concentrato sulle convention aziendali. Ci chiamavano in tutta Italia e malgrado il mio nome d'arte sia facile da pronunciare, ho incontrato mille vicissitudini contrarie. Ho cominciato con un'azienda di Bari. C'è qualcuno di Bari? Non mi fanno entrare? Ah sì, ci sono. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Ma non è venuto da Bari per vedermi, siete abitate qua a Milano? Ovviamente, ovviamente, va bene. Allora, mi chiama questo signore, proprietario della Divani e Divani, un'azienda quotata in borsa a Wall Street addirittura. Mi chiama il suo collaboratore, del dottor Natuzzi, al telefono. Pronto! Pauci! No, ho messo giù il telefono. Mi richiamo, fa: pronto, Pauci? Io ho detto, non lo so, vediamo, mi dico. Ascolta, scendo a basso, faccio fare lo serato, prendo Luca, esce. Ho detto, guardi, io fino a Tirana non sono mai arrivato, se però ci mettiamo d'accordo con gli orari dei comuni, magari ci arrivo. Parto da Milano il 6 di novembre, un freddo devastante, giubbotto allacciato fino al collo, cappello in paio, sai quella pioggerellina autunnale? Un'ora di volo, dico, il tempo sarà lo stesso, un'ora? No, arrivo all'aeroporto di Bari, mi aspetta uno con la camicia aperta fino all'ombelico, il pelo brinato appoggiato fuori, la catena d'oro da 8 kg, quella per chiudere lo scooter, sotto, anziché avere l'immagine celestiale come abbiamo tutti noi, aveva proprio un Cristo da 1,4 kg, che anche lui per i peli del petto ogni tanto faceva... Mi aspetta questo signore, mi fa: Pauci! Io ormai ero entrato nella parte, in più mi pagavano, ho detto, che cazzo mi frega, piacere, Pauci. Prima di pararmi ha cominciato, ho detto, sarà un rapper del posto. Mi fa: ascoltami a me. Per forza, non vedo nessun altro, siamo in due. Prima di andare, dove dobbiamo andare ora? Ti porto a mangiare un risotto e frutta de mare. Come voi di su, giù, non l'avete mai mangiato. Meno male che avevo l'iPhone, ho scritto mangiato, mi ha tradotto voce da voce. Entriamo in un ristorante, vede il cameriere in lontananza: Franco, hai visto che ti ho portato niente di meno che a Pauci? Il cameriere corre tra i tavoli, prima di darmi la mano se la passa sulla fronte sudata, fa: piacere, Franco. Io lo guardo e faccio: piacere, Pauci. E c'è qualcuno di Napoli? Ah, sempre tutto il regno delle due Sicilie è concentrato lì. No, io amo i napoletani, hanno un folklore. Anche dalla prima telefonata ti dimostrano quanto sono amici. Questo mi ha chiamato per la prima volta: uè, bello! Uè, singo! Uè! E tu, io sono le 8:30 del mattino, cosa vuoi? Ci siamo messi d'accordo che saremmo scesi a Napoli in 3. È venuto a prendermi uno con la Smart. Dico, ma scusa, già siamo 3 noi. Pucci non rombo cazzo, 2 li mettiamo attaccati fuori. Giravamo per Napoli con 2 legati con lo scotch da pacco fuori. Visto la situazione così delicata, ho detto, guido io. Al primo semaforo rosso, il nino d'arresto, freno. Da dietro, la fessa è sorta in mamata. Io scendo e dico, ma su, che parole sono? Non vede che è rosso? No, questo è rosso fresco, c'è ancora 20 secondi per poter andare. Ho abbandonato la macchina, ho preso l'autobus. Dopo 10 minuti sale uno con 2 pistole. Fermi tutti, questa è una rapina. La signora a fianco: Maronna, meno male, pensavo fosse il controllore.